Adesso ancora non lo so fino a che punto sarei goduta, fino a che punto aspetta l'abbraccio di Napoli, se c'è qualcosa in questi minuti che le va di dire. Allora, allora io me la sono goduta, perché per me, come ho sempre detto, la felicità era vedere la gente sorridere gioiosa, i tifosi del Napoli felici, per cui ora che... No, però ho visto le immagini qui allo stadio, ho visto la gente, i sorrisi e le facce, che sono quelle che ti danno la dimensione corretta poi della felicità che loro ne ricevono da questa impresa, perché poi di impresa si tratta. E ve lo dico io che sono fatto male, probabilmente qualcuno lo saprà già e già soffre di questa cosa qui, che chi lavora seriamente non ha il tempo per essere felice. È proprio fatto così, chi è abituato a lavorare dalla mattina alla sera arriva, riceve un risultato e si chiude subito la tenda del sipario della scena e deve andare a ritrovare un'altra scena che ridia felicità. Perché? Perché siamo postati così. E è chiaro che poi siamo contenti, ma la dimensione grossa non riuscirai mai a subirla, perché sei proiettato verso l'altra cosa che secondo me è ancora più importante, vedere e dare questa felicità che i napoletani si meritano da tempo. Dietro questa impresa probabilmente c'è anche la benedizione di Maradona dietro, perché sono convinto che lui ci ha messo mano per quello che è ciò che è stato portato a casa 5 partite dalla fine. Perché ci sono delle squadre fortissime, avere questo margine qui diventava difficile pensarlo all'inizio. Però poi è lì che va la prima dedica ai calciatori, perché loro se lo meritano questo traguardo, si meritano questa gioia, si meritano questa felicità da condividere con le loro famiglie, perché sono stati dei professionisti incredibili. Poi naturalmente la dedica va a tutta Napoli, perché questa vittoria è per Napoli, è per loro. Poi a tutti i miei collaboratori, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che sono sempre stati al pezzo in qualsiasi momento del campionato, dopo qualsiasi vittoria, dopo qualsiasi sconfitta, tutti lì a organizzare, i magazzinieri a mettere la roba piegata sulle panche, i dottori a usare i tempi che non disturbassero la squadra per mettere a posto o il lavoro della squadra o i tempi che ci vogliono alla squadra per lavorare, ma dentro i ritagli delle disponibilità, del tempo che necessitava la squadra, del tempo che necessita ogni tanto anche alle famiglie, tutti quelli, il dietro le quinte, la seconda squadra del Napoli, quella che va in campo e quella che non va in campo anche. Poi naturalmente a gente come Beppe Santoro, come Giuntoli, che sono lì a lavorare direttamente, e la società che, come avete giustamente detto voi, è una società di quelle sane, di quelle serie, che ha fatto un grande lavoro, perché ha rimesso a posto tante cose e ha creato una squadra che può avere un futuro importante, insomma. Ecco. Poi un po' anche alla mia famiglia, perché dopo tutti. Un pochino, sì. No, Spalletti quell'altro, mio fratello, che anche lui non c'è più, che è stato lì a pigiare, e naturalmente la famiglia che 2 anni che sono fuori di casa e sono lì anche loro ad aspettare poi la volta che ogni 2 mesi torni per stare a cena insieme. Però poi è un lavoro gratificante, per cui si capisce che
senza farla tanto lunga, insomma, se noi si beneficia di tante cose, per cui se si dura un po' di fatica è giusto anche questo, insomma, ecco. Poi? Il mattino. Buonasera a lei. Super complimenti. Ma al di là dell'essere stato l'ultimo dei samurai a credere in quell'ultimo, a credere in questo scudetto, c'è stato un momento preciso in cui in questa stagione lei ha detto: secondo me questo è l'anno in cui lo scudetto lo vinco. E la seconda cosa, De Laurentiis ha detto che lei resta al Napoli ancora un altro anno perché vuole vincere la Champions. Allora, partiamo con la prima domanda. Com'è la prima domanda? No, quello che è stato il mio pensiero, io ve l'ho detto l'anno scorso quando sono arrivato e soprattutto quando abbiamo lottato per lo scudetto. C'è stato un momento che la squadra ha fatto dei buoni risultati e ha lottato per lo scudetto. Io ho detto, si può lottare per lo scudetto, bisogna credere allo scudetto. E voi mi avete detto, no, tu hai osato troppo, tu non dovevi caricare la squadra di questa responsabilità. E giustamente quello era il vostro pensiero, lo avete esibito dicendo che non avevamo lo spessore, tirarli per i capelli così poteva essere una difficoltà che io creavo alla squadra. È stato riportato quello. Quest'anno mi dite che io non credevo al risultato e che De Laurentiis invece ci credeva perché l'aveva detto all'inizio, e io invece con quell'atteggiamento, dico in generale, con quell'atteggiamento all'inizio feci così con lo sguardo e l'ho spiegato in conferenza stampa qual è stato. Ora lui dice che si vuol vincere la Champions e se poi succede lui ci credeva e non ci dice sempre il massimo, in questa maniera casca sempre ritto lui. È troppo facile. Io l'anno scorso quando ho cominciato a dire, o quando quest'anno ho detto che questo è il secondo tempo che avevo già iniziato l'anno scorso a dire che si lottava per lo scudetto, per creare una mentalità, per creare un credo dentro la squadra che fosse possibile, che fosse toccabile, perché quello è il lavoro. Domandategli alla squadra che cosa gli ho detto alla prima riunione che ci siamo ritrovati dentro lo spogliatoio con la squadra tutta al completo, che gli ho detto. Domandatela a loro e ve lo dicono loro, che noi essendo arrivati terzi, secondi non contava perché non è un miglioramento. L'anno scorso essendo arrivati terzi siamo stati contestati, ve lo ricordate che siamo stati contestati? Come no? Dopo l'Empoli siamo stati contestati, sono venuti a prenderci dentro l'albergo. Ma che scuoti la testa? Eh sì, scuoti la testa, siamo stati contestati o no? Te lo domando. Allora dici di sì, siamo stati contestati, e se siamo stati contestati arriva a terzi, secondi conta qualcosa, non conta, per cui si va a giocare e si prova a vincere il campionato, perché è solo quello la nostra via d'uscita, è solo quella la nostra salvezza. E io a calciatori gliel'ho sempre detto questa cosa qui, fin dal primo momento dove nessuno ci credeva, nessuno ci aveva messo fra le prime quattro posizioni, nessuno. Per cui ci sarà qualcheduno che qualche volta gliel'avrà detto di poter credere a qualche cosa anche di importante, perché sennò i calciatori si adeguano a quello che è l'andazzo. Invece io gliel'ho sempre detta questa cosa qui, e sono venuta apposta. Perché dopo che hanno visto Sarri, Benitez, Ancelotti, che ha fatto bene da tutte le parti, aver visto vincere Gattuso, perché anche Gattuso ha vinto e ha fatto un buon calcio. Che faccio? Rifaccio copia e incolla, come si fa ogni tanto? No, non copio e incolla niente, me lo invento l'articolo e lo scrivo diversamente da quello che è il rotolarsi, come ho detto, dietro il tempo per arrivare in fondo alla giornata. Non ho da arrivare in fondo alla giornata da nessuna parte, io ci sono bello arrivato per 64 anni in fondo alla giornata, o la determino un po' la giornata e poi magari non ne so gioire fino in fondo,
però vedere ora quando rientra a Napoli le facce dei tifosi del Napoli, vedrete che qualche cosa subirò anch'io. Mister Mauro Cucco, il mio Napoli.it. Però riprendo un po' la domanda del collega: se lei dovesse fra 20 anni ricordarsi di una fotografia, no, di un'immagine di questa stagione, quale partita prende? Ma non è che... non so, io provo a sforzarmi per rispondervi. Ma un'immagine, ce ne sono tanti risultati che abbiamo fatto per costruire questa mentalità e costruire questa convinzione che si potesse osare per il grande risultato. Da un punto di vista mio, e sono il peggio di tutti, ci sono i meglio, io sono il peggio. Se devo pensare a qualche cosa è il dispiacere della Champions. Io penso a quel dispiacere lì e sono fatto male, però penso a quel dispiacere lì senza metterci. Questa roba qui è tutta roba che ci siamo lavorati in maniera corretta, costruiti in maniera corretta. E probabilmente lì sono entrate in mezzo delle cose anche differenti, perché sono entrate in mezzo anche delle cose differenti, però il pensiero va lì. Perché? Perché sono abituato a lavorare tutti i giorni, sempre lavorato in vita mia, ho fatto tanti mestieri, quando sono a casa e ho tempo libero devo fare qualcosa perché se no non ci riesco, e quelli fatti in questa maniera qui vivono male. Spero che tu sia differente. Buonasera mister, complimenti. Napoli quest'anno ha dimostrato una superiorità schiacciante, lo dicono i numeri. Grazie. Insomma, su questo c'è poco da argomentare. La partita di stasera non è stata neanche una passeggiata. Ecco, dal punto di vista proprio dell'aspetto intrinseco della gara, lei se l'aspettava, perché ha messo Dombele e Delmas, per la fisicità anche degli avversari? Io me l'aspettavo. Poi ci sono dei calciatori che per la qualità, per le caratteristiche dei calciatori che sono, hanno bisogno di un po' di recupero, e queste sono 3 partite ravvicinate, c'è da giocarne un'altra fra un giorno e mezzo, per cui qualche cambio si può fare, ecco. Me l'aspettavo così perché so che Sottile è uno che allena bene la squadra, che sa stare addosso a quelli che sono gli obblighi che debbono avere le squadre come l'Udinese. So che loro hanno dei calciatori forti, perché io ho visto come lavora questa società. Qui ci hanno pagato, ci hanno lasciato le penne tante squadre forti. Noi all'inizio della partita siamo stati un po' troppo leggeri, nel senso che, o perlomeno siamo stati troppo vogliosi. Ho tentato ieri, oggi, bisogna entrare in campo con calma, bisogna avere equilibrio, poi piano piano, invece siamo stati lunghi a sbattere da tutte le parti senza avere blocco squadra e senza essere uniti su quello che fare. E ne abbiamo pagate le conseguenze. Nel secondo tempo si è rimessa a posto delle cose e son ridiventati il Napoli che tutti hanno sotto gli occhi per quella che è stata la conduzione di questo campionato, e hanno ripreso a fare un calcio bello, un calcio produttivo, e a portare a casa questo risultato che era fondamentale, e a divertirsi ora. Mister, buonasera, complimenti. L'impresa di questa squadra sicuramente è vincere un campionato con il 6° monte ingaggi. Da questo punto di vista è storico, che significato ha per il calcio italiano, e se si sente rispetto alla rosa che c'ha la Juventus, l'Inter, ma anche la stessa Roma, e allenatori molto reclamizzati, sottovalutato in questi anni rispetto ad altri colleghi da parte dell'opinione pubblica. Grazie. No, io stasera volevo essere buono, oltre che dire qualcosa come è la verità, insomma, ecco. Poi
quello che è il lavoro che ha fatto la società mantenendo i conti e via dicendo, lì fa giurisprudenza, nel senso che fa vedere a tutti come bisogna lavorare in maniera seria, in maniera corretta, e questa società, se c'è riuscita, gli si fanno i complimenti, perché poi è riuscita a costruire ugualmente una buona squadra per lottare, che ha i lineamenti, i criteri, la fisionomia della squadra che può rivincere, perché ce l'ha delle qualità che gli sono riconoscibili e che si possono ancora migliorare. Per il tempo dei confronti non mi interessa, insomma, perché poi tanto è il contesto dove nasci che fa la differenza. Mister, intanto volevo ringraziarla perché 17 anni fa lei qui ha deciso di non fare il direttore tecnico e ha insegnato calcio per 17 anni in tutta Europa, e quindi volevo chiederle se era giusto che il secondo scudetto della sua vita, lei ne ha vinto in Russia, straordinari secondi posti anche con la Roma, con una Roma, che si chiudesse qui questo cerchio, proprio dove ha deciso di continuare a fare l'allenatore e non passare a fare il direttore tecnico. Grazie, complimenti ancora. Non so che cosa allude per fare direttore tecnico. Io di scudetti ne ho 23 con questo, perché in Russia ne ho 22. Però, a parte questo, a me mi dà più soddisfazione probabilmente una cosa che ho un risultato di salvezza con una squadra presa in un determinato momento e poi portata alla salvezza, come mi è successo anche in Serie B durante il percorso, e mi dà soddisfazione tutte quelle conoscenze, tutti quegli incontri di tutte quelle belle persone con le quali ho collaborato poi dentro questo percorso, questo tragitto. Qui è stato all'inizio e sono stato fortunato, perché anche qui ho avuto un grande presidente, ho avuto a disposizione calciatori fantastici che assomiglia un po' la storia del mio tempo all'Udinese con la storia del Napoli, perché anche lì poi si cambiarono molti calciatori e molti erano stranieri, che Gino Pozzo era bravissimo ad andare poi a scegliere in giro per il mondo e a portarli poi a disposizione della squadra. Si fecero dei grandissimi campionati in quel periodo lì, ecco. Poi si decise, o perlomeno lì decisi un po' più io, però era il momento di cambiare, e non so se è stato corretto, fosse corretto in quel momento lì, però avevo deciso questo e loro però se la sono legata un po' al dito, l'hai sentita anche stasera? Ah sì, ma io li saluto perché io qui a Udine ho tantissimi amici, sono stato 5 anni anche qui, vengo spessissimo a trovare Ada con tutta la famiglia, perché siamo amici con la famiglia. Ada la conoscete tutti, che è stata quella che poi ha lavorato anche qui allo stadio, al bar dello stadio, via dicendo. Siamo amici ormai, siamo parenti, e quando trovo tutti quei bambini con i quali giocavano a calcio i miei figli, che erano piccolissimi, le famiglie, siamo legatissimi, per cui ci ritorno volentieri sempre a Udine, una bellissima cittadina, una cittadina a misura che ti fa godere delle qualità della vita, insomma. Corrado, e chiudere poi il tuo rapporto. Salve mister, buonasera, grazie, complimenti, grazie, e grazie soprattutto per essere riuscito a far tornare ad emozionare una città intera, e anche noi che poi da tanti anni seguiamo e ci mancava questa emozione. Volevo per chiedere, cui lei è un po' nostro tifoso. Ma mister, io direi molto molto tifoso. Bravo. Molto tifoso, anche bravo. Se questo non mi impedisce poi di essere critico quando bisogna essere critico, perché altrimenti poi ci sarebbe troppo conflitto di interesse. Anche oggi ha sentito, si sentivano i fuochi ancora fuori, ha visto uno stadio
che sembrava essere il Maradona, quanto ha contribuito questa gente a raggiungere questo obiettivo e soprattutto quanto è stato difficile compiere quest'ultimo metro che veramente sembrava lì e non mai si riusciva a fare questo metro. Ma loro sono fondamentali per noi, sono quelli che chiunque vesta questa maglia lo fa sentire ancora più forte, lo fa sentire ancora più bravo di quello che è prima di arrivare in città, perché quando si parla del Napoli, anche un po' perché qui abbiamo visto il più forte di tutti, abbiamo visto Diego e a lui ci ispiriamo sempre, il fatto che questa gente ricordi sempre Diego per noi è un'ispirazione, è una cosa da cui dover andare a prendere qualcosa, da ricordare in quelle che sono le cose che fai, perché più di lì è difficile andarci, bisogna avvicinarsi il più possibile a quella che era la sua qualità, il suo calcio che faceva e quando abbiamo detto che non possiamo essere al di sotto della bellezza che lui ha sempre dimostrato facendo questo sport e facendo il calciatore del Napoli. E i calciatori del Napoli devono sapere, tutti quelli che vengono a vestire questa maglia, che bisogna lottare per essere i più forti, perché c'è questo esercito di sentimenti, di cuori dietro, perché c'è questa passione sfrenata, infinita, e noi bisogna essere all'altezza, bisogna ridargli. Loro hanno il diritto di avere dei calciatori che pensano in questa maniera qui e che lottano per questi traguardi qui, perché se no non si può vestire questa maglia. L'ultimo chilometro è quello duro, è quello più difficile, soprattutto quando il traguardo si avvicina diventa ancora più pesante, diventa ancora più difficile da fare quei metri, da fare quelle cose lì e anche qui va ad essere tirato in ballo quello che è il carattere delle persone, quello che è la bellezza dei bravi ragazzi che sono quelli che compongono la nostra squadra. L'altro giorno mi sembra aver detto questi sono ragazzi che lasciano pezzi di cuore da tutte le parti, perché sono persone sensibili, persone semplici, vere, vogliono far bene il loro lavoro, hanno dimostrato questo durante questi due anni, che volevano dare questa felicità e è giusto che ora se la prendano un po' anche per loro, perché questo scudetto se la sono meritata. E poi Napoli è per te, forza Napoli! Chiudiamo con Antonio. No, basta, era l'ultima. Lo devo fare da ultimo. È per fartelo rifare. Avevo dato tutto. Nella sofferenza nella sofferenza per l'eliminazione della Champions c'è il tormento di un uomo. Questo è il giorno più bello della tua vita? E la seconda cosa, cosa dice un presidente che ti dice io riparto da Spalletti? Allora, è il giorno che mi ripaga di più di molte cose. Al presidente dico che lo deve dire a me, non lo deve dire a voi. A me, deve parlare a me. Grazie, buonasera.